Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovissimo video. Sono sempre io, Thomas di TCG Player. Oggi siamo qui su una nuova profile di un mazzo che secondo me nella nuova Master Rule può far bene. Lo so che abbiamo una banlist che deve ancora arrivare insieme alla nuova Master Rule 5, però mi piacerebbe portare magari qualche lista che si può adattare bene nell'MR5. Infatti oggi, come potete aver visto dal titolo, vi ho portato un Invoked con Windwitch e Artifact, no? Un mazzo che comunque nella Master Rule 4 cozza un pochettino. Nella 5 invece può ritornare veramente alla grande. Oggi vi ho portato una lista che è mischiata al meta di attuale, ma soprattutto a come si potrebbe giocare in MR4, però pensando al futuro. Ovviamente ci sono delle accortezze, perché comunque io gioco Invoked Shadow e non ho già pensato subito all'Invoked con Windwitch, quindi ho fatto la lista con quello che ho. Ovviamente poi vi dico le carte che andrebbero giocate più copie, però ce ne sono veramente pochissime, se non forse una. Iniziamo subito con la profile, che ovviamente inizia con Tralester, carta motore del reparto Invoked, molto forte, non è che posso dire altro. Cioè, fa il suo, cioè, forte, fa il suo, Adda e pompa di 1000, fa il suo. Passiamo subito al reparto Windwitch, perché il reparto di mostri Invoked è finito. Gioco 3-2-1, ovviamente lei è loro. Queste qua è, diciamo, il set più giusto, no? Perché comunque tu hai bisogno sempre di lei, e con questa AD porti, fai cose, diciamo che tu hai sempre bisogno di vedere lei per fare la combo nel miglior modo, quindi nulla da dire, boh, questo è. E poi di Artifact ho giocato un Moral Touch, un falce, una falce e una lancea. Perché? Prima di tutto, io penso che nell'MR5 ci sarà ancora. Per lancea ci sarà ancora Orcus, ritornerà Infernoid o Infernoid, che comunque sarà veramente forte. Soprattutto con il Monster Gate A3, io veramente non me ne capacito. Poi ci saranno comunque mazzi che useranno queste, ci sarà Dino, quindi immaginate già cosa si può creare, veramente. E infatti giochiamo falce e lancea. Falce, vabbè, non ve lo spiego neanche. E Moral Touch, magari becco qualche mazzo control tattico e boh, provo a buttargli. Poi vabbè, entra, poi gioco loro tre comuni, così le vedo sempre in mano. Boh, una delle case, penso alle più forti. Ashe è la più forte, la più generica, va bene così. Spell, ragazzi, gioco 3 Meldaun con la sua terraformare. Nulla da dire, forte così. Boh, cioè, quando la vedi sei contento, e se non la vedi, boh, cioè, è molto forte. C'è da dirlo, è molto forte. Se tu non hai il negate su. Se tu magari trovi uno che non sa dove tirare l'entra, che magari ha appena iniziato e non sa dove tirarti l'entra, che la prova sull'Alester, fa bene. Se non la prova sull'Alester, la prova su Invocation, lì ci sono problemi. È forte anche in G2, perché se tu in turno 2, perché se tu ce l'hai comunque lì, provi a fare un'altra Invocation, lui non può cenere nulla. Assurda. Ma questo vale anche per le altre carte. Infatti può valere anche ad esempio per le Super Poi e per molto. Vabbè, Super Poi c'ha la sua, però la sua di. Diciamo che non puoi attivare carte in chain, però ad esempio Shadow Fusion, nel caso dovessi giocarlo con Shadow, è molto alto. Poi ragazzi, gioco anche 3 Invocation, carta che cioè, fa il suo, si è strapompata, adesso la gente le vende a 30 euro l'una, io l'ho pagate una decina, quindi ragazzi sono contento. Poi ho fatto una lista, un cambiamento. Prima volevo giocare l'Instant Fusion per partire con la combo con Elysium nel modo più facile possibile. Poi le ho tolte e ho messo loro. Perché ho messo loro? Perché comunque non sempre parto con la Free Card Combo. Magari avere già qualcosa in più come Super Poli va. Che poi secondo me la nuova MR5 verrà toccata, perché diventerebbe veramente straforte. O magari la lasciano e fanno mazzi fortissimi, non si sa. Comunque, boh, ho deciso di metterla, anche perché voglio avere
più spazio a carte che possono dar fastidio al mio avversario. Carte monocopia, gioco Foolish Burial, Monster Reborn. Non ne parlo neanche. Poi questa. Scapegoat, sì esatto ragazzi, gioco Scapegoat, non tanto perché faccio Borezord. Ok, sì, lo gioco perché devo fare Borezord, però diciamo che nell'extra non gioco carte fatte apposta per Scapegoat. E quindi, boh, alla fine c'è da vedersela, però è molto forte, quindi assolutamente da giocare. Passiamo comunque alle trappole, che si dividono in ovviamente trappole, Artifact, Sanctum. Sanctum perché, se no che gioco, quello gioca fa? Fortissimo. Sanctum è veramente una carta forte. Tanto vediamo se mette a fuoco. No, non vuole mettere a fuoco i Sanctum, scusate ragazzi. Però comunque, Artifact Sanctum è la carta che andremo a giocare. Poi gioco doppio Back to the Front perché voglio pescare. Sì, voglio pescare. Perché comunque voglio specialare da Grave e voglio comunque avere sempre un qualcosa di forte da portare dal cimitero, anche perché magari posso specialare Falce e queste carte qua. La gente gioca a gioca Call of the Haunted, ma preferisco io Back to the Front, anche perché ho una cosa storica. Doppia Trap Trick, non gioco la terza perché non me lo chiedete. No, comunque a due va bene, nel senso non vuoi sempre vederla. E poi Judgment a 3, fortissimo. Comunque Trap Trick vi consiglio di metterla a 3. Adesso io la gioco a 2, mi trovo bene, però comunque giocare a 3 a Trap Trick a 3 è molto utile. Passiamo all'extra. Allora, di main io per me lo giocherei così sempre. L'ex invece c'ha tanto da ridire, perché non è proprio, diciamo, come la gente si aspetta, ecco. Diciamo che l'extra c'ha da risentire, perché gioco un al Mirage e va bene, cosa che devo dire? Che devo stare a D. E giusto così. Poi gioco un Ragno Link. Gioco Ragno Link proprio perché voglio per lo Scapegoat insieme a Reprodocus, che mi serve per sempre per il combo, ma soprattutto è anche forte, però è più forte Security Dragon, ma vabbè. Poi Alester e Borezord, nulla da dire, uno fa OTK e l'altro è gay, non scherzavo, uno fa OTK e l'altro fa estendere combo. Poi gioco, intanto scusate la qualità del momento, ma intanto gioco doppio Mechaba, un Purgatrio, un Elysium, un Raijin e un Kaliga. Questo è il mio reparto Invoked. Questa mi cala il Negate. Questo, ragazzi, ve lo consiglio, dovete giocarlo triplo. Bisogna quindi dare spazio a carte molto più forti dell'extra. Raijin va giocato triplo. Questo ne vanno giocate tre copie, perché prima di tutto è la carta che fai sempre nella combo e soprattutto è una carta fortissima. Ed è giusto averne almeno anche due, però diciamo più come possibile. Target di Super Poli, Starving Venom. Sbagliatissimo, perché secondo me ci sarà qualcos'altro da mettere sicuramente. Synchro, gioco loro tre. Lui lo fai con la combo, fai anche lui. Se ti negano la glass, porti lui. E boh ragazzi, che dire, grazie per aver visto questo video. Mi raccomando, condividete. Ovviamente non c'ho la side, perché come ho già detto, non è un mazzo che vado a giocare, quindi non è un mazzo da torneo attualmente, perché comunque, sì, potete giocarlo, ovvio, però non rende, e non è un mazzo settato per un torneo. Però l'ho settato come vorrei portarlo io per un futuro torneo, non un torneo attuale. Grazie per aver visto questo video, mi raccomando, ci vediamo al prossimo video, e mi raccomando, niente, fate un'iscrizione, seguitemi, fate qualcosa. Bella.